L'anarcocapitalismo non è semplicemente anarchico. Holtz ha dimostrato che per i sudditi è meglio vivere sotto la protezione e l'ordine garantiti da un bandito stanziale monopolista della violenza, piuttosto che in un territorio esposto al saccheggio imprevedibile di numerosi predoni o signori della guerra. Questa conclusione, in ogni caso, è ben lontana dall'essere un'accettabile giustificazione del potere statale. Il bandito stanziale rimane un bandito. Anche dopo che ha sconfitto i suoi rivali, i suoi scopi e le sue intenzioni non sono cambiate. La sua imposizione fiscale rimane pur sempre una forma odiosa di sfruttamento. Quindi perché le persone dovrebbero essere contente di farsi sfruttare e dominare da un unico bandito solo perché è più moderato ed efficiente nella spoliazione? C'è una terza possibilità, che la società civile si armi per difendersi da qualunque predone, nomade o stanziale. E questa è una società anarcocapitalista, senza predazioni, spoliazioni, tassazioni, fondata esclusivamente su rapporti contrattuali e volontari. Ma non è semplicemente una società anarchica, è molto più sofisticata sul piano culturale e istituzionale. C'è l'anarchia, cioè l'assenza di un potere statale centralizzato, ma c'è anche una cultura diffusa che considera i sacri e inviolabili i diritti naturali alla vita, alle libertà e alla proprietà, cioè il capitalismo. Ecco perché non è solo anarchia, è anarchia e capitalismo. Il primo, l'anarchia, è l'aspetto puramente negativo e materiale. Il secondo, il capitalismo, è l'aspetto positivo e culturale. Non basta l'assenza dello Stato per avere una società anarcocapitalista. Occorre infatti anche una cultura borghese e liberale tra la popolazione. Una società senza Stato quindi non è di per sé una società di mercato. Per esempio la Somalia, in cui spadroneggiano le corti islamiche, è anarchica perché manca il governo centrale, ma non è affatto anarcocapitalista, perché è del tutto carente nell'elemento sovrastrutturale del capitalismo, cioè non c'è cultura favorevole alla proprietà privata e alle libertà individuali. Al contrario, Svizzera oppure Hong Kong, pur avendo un governo statale, sono più vicine all'ideale anarcocapitalista rispetto alla Somalia o alla Cina degli anni 20, dilaniata dai signori della guerra. Una società in preda alla guerra civile, in cui diverse fazioni si contendono con le armi il potere assoluto, è una società temporaneamente anarchica, ma culturalmente non ha nulla della società anarcocapitalista. Una delle critiche più frequenti all'anarcocapitalismo è quello del caos e della instabilità sociale. Cioè una società in cui le funzioni di protezione sono svolte da diverse compagnie private in competizione tra loro sarebbe intrinsecamente instabile e caotica. E dai loro interminabili scontri violenti alla fine emergerebbe soltanto una, che diventerebbe lo Stato. Ma la stabilità o instabilità di un certo assetto politico non dipende dalle sue caratteristiche istituzionali, ma dalle convinzioni sociali prevalenti. Quale che sia la forma di governo, una società è politicamente stabile quando il potere gode di legittimazione presso l'opinione pubblica. È invece caotica e instabile quando il potere non è legittimato agli occhi dell'opinione pubblica. Come ha spiegato Guglielmo Ferrero nella sua analisi sulla legittimità, il potere non vive, non agisce, non si impone mai per sola forza. Deve invece sempre armonizzarsi con costumi, usi, religione, valori e interessi materiali e morali diffusi. Il potere legittimo è dunque il complesso delle strutture coercitive che operano in sintonia con la cultura dominante, cioè con quello che la morale pubblica definisce giusto. Finché permane questa corrispondenza tra istituzioni politiche e cultura, la società è stabile. Se invece questa corrispondenza viene a mancare, sorge diffidenza, paura, conflitto e, nei casi limite, il terrore. Un monarca per diritto divino o una dittatura golpista e autoritaria non riuscirebbero a governare senza contestazioni e violenze negli attuali paesi occidentali, nei quali solo i governi eletti a suffragio universale vengono considerati legittimi. Viceversa, una democrazia avrebbe grosse difficoltà a mantenere l'ordine pacifico in una società in cui prevale una cultura politica non democratica. È quello che è accaduto alla Repubblica Tedesca di Weimar e a tutte le democrazie fallite nei paesi del Terzo Mondo. Per le stesse ragioni, nessun governo riuscirebbe a governare stabilmente una società composta in grande maggioranza da anarchici individualisti. La sua pretesa di monopolizzare l'uso della forza e tassare la popolazione susciterebbe vaste ribellioni. Supponiamo infatti come esperimento mentale che la stragrande maggioranza degli abitanti di un paese si convertano alla filosofia politica libertaria di Rothbard. Un governo che si ostinasse a imporre via monopolistica i suoi servizi di protezione o d'altro genere sarebbe visto come racket mafioso e le sue imposizioni fiscali sarebbero respinte. Solo le agenzie private di protezione e i tribunali di arbitrato che rispettano i diritti di proprietà, senza esigere i tributi non volontari, avrebbero il rispetto e la legittimazione per compiere atti di coercizione, come incriminazioni, arresti e perquisizioni.
Per queste ragioni l'anarcocapitalismo non è impossibile, come sostengono i suoi critici. Siccome la legittimità del potere, la sua stabilità e l'ordine sociale dipendono dalla corrispondenza tra le istituzioni e la cultura sottostante, allora una società anarcocapitalista sarà stabile, ordinata e non conflittuale, se abitata da persone che pongono come valore sociale supremo il principio libertario di non aggressione, secondo cui nessun uomo o gruppo di uomini può dare inizio all'uso della violenza contro gli individui pacifici. Un mutamento troppo rapido in direzione dell'anarcocapitalismo, non accompagnato dalla persuasione, potrebbe essere controproducente. Come aveva già osservato l'americano Benjamin Tucker più di un secolo fa, se il governo venisse soppresso da un giorno all'altro, assisteremmo probabilmente a una serie di conflitti violenti per la conquista della terra e delle altre cose, risultandone forse una reazione con possibile ritorno alla tirannia. Ma se tale abolizione si svolgerà gradatamente, estendendosi da un campo all'altro dell'attività sociale, con una progressiva diffusione fra le masse della verità sociale, nessun serio conflitto ne potrà risultare. Il filosofo Michael Humer è convinto che prima o poi questa società sarà realizzata, perché intravede nel cammino dell'umanità uno sviluppo intellettuale coerente con un movimento nella direzione dell'anarcocapitalismo, attraverso il progressivo riconoscimento dell'assioma libertario di non aggressione. La condanna universale della tassazione come istituzione violenta che autorizza alcuni individui a espropriare con la forza i frutti del lavoro altrui potrebbe avere una portata storica analoga alla messa al bando della schiavitù. Se riteniamo che l'umanità possa progredire intellettualmente e moralmente, allora l'avvento dell'anarcocapitalismo non solo è possibile, ma anche probabile.